Istituzioni si devono muovere in modo diverso. Io comprendo i cittadini, comprendo la loro rabbia, però noi se colludiamo con una rabbia non abbiamo risolto niente. Ma che pensate, che noi non siamo arrabbiati? Ma io sono arrabbiata non per cercare incolpevole. Io voglio capire fino in fondo che cosa è successo, ma come mai tutti noi esistiamo? Io per questo ringrazio il Signore, che viene accesa la luce non dal punto di vista propagandistico, ma con i fatti, con il lavoro che sta facendo, con il lavoro che sta facendo, che sarà lui a dire per quello che sta facendo, ma tra l'altro lo sta continuando a dire tutti i giorni quello che sta facendo. Però per l'ennesima volta, caro sindaco, dovrai ripetere tutto quello che continui a dire, ed è una cosa. Dopodiché a me interessa la soluzione. A me non mi interessa in questo momento, mi interessa dopo il colpo. A me mi interessa la soluzione. Noi dobbiamo avere la soluzione al problema, perché la protesta è giusta e ognuno la deve fare nelle proprie forme. Ma quello che deve interessare al sindaco in primis, che è il garante della salute dei cittadini, è la soluzione. E quindi è questo a cui noi dobbiamo tendere, non a cercare i colpevoli o mettere in sottofondo sul banco degli imputati per trasformare in altro una legge. A me interessa, poi ognuno, ogni cittadino deciderà quello che deve fare. Quindi mentre si discuteva su Facebook, altrove, c'è chi in silenzio ha continuato a lavorare, e questo è il sindaco Mascia, a cui io con orgoglio riconosco che se ne voglia dire la sua umiltà, la sua pazienza quotidiana della sua